Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog. Stamattina sono in partenza, come avrete letto dal titolo, perché vado ad Alicante in Spagna. Vi giuro, sono stracontenta perché chi mi segue magari l'avrà intuito, ma io amo tutto quello che riguarda la Spagna, lo spagnolo, quindi sono stracontenta di andare lì, anche perché così poi avrò modo di praticare la lingua, dato che studio lingue. Sarà la mia seconda volta in Spagna, ci sono andata la prima volta l'anno scorso con Nico, suo padre e sua sorella, mentre quest'anno ci andrò con due miei amici che sono Sha, che già conoscete, e Kevin, che conoscerete. Abbiamo preso un appartamentino nel centro di Alicante, che è anche abbastanza vicino al mare, poi comunque vi farò vedere tour, room tour, eccetera, eccetera. Adesso sono le 8, tra 10-15 minuti dovrebbe arrivare Shai Kevin in modo che poi andiamo all'aeroporto, ci accompagna mio padre e il volo ce l'abbiamo alle 10 e un quarto. Abbiamo già fatto il check-in e tutte queste cosine un po' burocratiche noiosette. Io in realtà sono sveglia dalle 5:20 perché ho dovuto farmi la doccia e poi alle 6:45 sono andata con Nico a fare colazione, abbiamo preso brioche. Io ho preso anche il latte macchiato, tra l'altro ho anche incontrato mio fratello, che era anche lui andato a fare colazione, con quella scusa l'ho salutato perché non ci eravamo visti. Adesso finisco di preparare le ultime cosine, più che altro nello zaino perché la valigia l'ho già chiusa da ieri, dopo che ho fatto il video Pack With Me, che se non avete visto vi lascio qui nelle schede in cui prepariamo la valigia insieme. E quindi sì, finisco di preparare le ultime cosine e poi si parte. Allora ragazzi, ciao, te le ho. Allora, siamo qui che stiamo aspettando che apra il gate perché ancora non è aperto, siamo solo io e Sha perché Kevin ha fatto un casino con le valigie, vabbè, dopo vi spiegheremo meglio. Adesso mi stanno guardando tutti, quindi ci sentiamo. Siamo finalmente in aereo. Qui c'è la Sha. Qui c'è il terzo superstite che ha combinato un casino. Tra un quarto d'ora partiamo. Allora, siamo finalmente arrivate, abbiamo preso il taxi, salve signore. Siamo arrivate, abbiamo preso il taxi dall'aeroporto qui. E qui ci sono anche Kevin e la Sha. E adesso dobbiamo un attimino capire dove andare perché appunto prima delle 3 non possiamo andare a casa. Quindi andiamo a mangiare anche perché ormai è l'una. E vi giuro, sono troppo troppo contenta. Ci siamo già fermati a mangiare in un posto tipicissimo spagnolo, ovvero il McDonald's, e io e la Sha siamo rimaste sconvolte, vi giuro, dalla quantità di cose che non ci sono in Italia. Cioè ci sono un sacco di cose, se faccio vedere cosa ho preso. Allora, praticamente ho preso queste patatine qua che non ci sono, questo panino che tipo è simile al crispy però dentro tipo c'è anche il non so cosa sia, tipo cipolla croccante. Questo qui, che è il sundae al burro d'arachidi, vabbè, poi coca normale, e anche lei ha preso cose che in Italia non ci sono. Aspettiamo Kevin, perché ci siamo alternati per prendere da mangiare, e poi mangiamo. Sì, siamo arrivati nell'appartamento dopo veramente una camminata eterna, io sono super sudata, adesso vi faccio vedere l'appartamentino, che dalle foto sembrava un po' più grande, però dai, è molto carino, essenziale, ci sta, siamo in tre, quindi va benissimo. Allora, questa è la porta d'entrata, qua ci sono gli attaccapanni, la parte un po' della cucina, tra virgolette, c'è il tavolo dove si mangia, tra l'altro c'è un bollitore e un tostapane, finestra, qui c'è la cucina. Lì ci sono io, quindi ci sono vari fornetti, microonde, qui ci sono sale e altre cosine, lavandino, fornelli, poi qui non so cosa ci sia. Ah, un po' tipo di latte condensato, ok, caffè solubile e altre cosine, c'è tipo anche il Nesquik, ok. Poi qui c'è anche la lavatrice e poi qui sotto c'è diciamo il piano terra, dove ci sono due esemplari, e questo diventa anche un divano letto e anche l'altro, mobiletti, qui c'è la TV e poi qui c'è il bagno che vi accendo, ok, molto carino, bidet, tra l'altro qui ci sono anche tipo le cose per noi donnine con assorbenti interi e robe del genere, qui ci sono per esempio anche cotton fioc, asciugamani, cosine varie. Qui c'è il bidet,
qui c'è il lavandino con lo specchio e poi qui c'è la doccia che è abbastanza grande, devo dire. Quindi sono contenta, dai. Uscendo dal bagno c'è la scala che porta al secondo piano. E qui è dove dormiremo io e la Sha. C'è il letto, un mobile dove metteremo i vestiti e poi lì c'è anche uno specchio. Qui c'è un tappetino molto carino, qui una specie di soppalco e niente. Sono sudatissima, lasciate stare, ma c'è veramente tanto tanto caldo, abbiamo camminato un sacco. Adesso ci sistemiamo e poi mi sa che dovremo andare tipo al supermercato per prendere qualcosina, dato che come avete visto c'è il frigo e tutto quello che serve per mangiare. Ci siamo sistemate, abbiamo sistemato la roba anche qui nei cassetti. Qui ho sistemato la mia e anche qua sotto e poi vabbè, negli altri due c'è la roba di Sha. Adesso andiamo a fare la spesa perché dobbiamo comprare qualcosina e poi non so cosa faremo, perché io in realtà vorrei andare qualche oretta in spiaggia, però non so se ce la facciamo perché sono già le 4 e un quarto. Quindi adesso vediamo un attimino. Tra l'altro ragazzi c'è anche una parte qua fuori, adesso la faccio vedere, che praticamente è sul tetto. Ha tavolo, due lettini barra sdraio, dondolo e poi lì tipo non so cosa ci sia. Allora ragazzi, noi siamo tornati da fare la spesa, ci siamo anche cambiati, ci siamo messi il costume. Infatti adesso andiamo un pochino al mare. È circa 1/1,5 km da qui, quindi dobbiamo farci 10/15 minuti di strada a piedi, ma non è un problema. Esploriamo anche il territorio e in realtà non è prestissimo perché sono già tipo le 5 e un quarto. Quindi sì, prenderemo qualcosa di sole, poi ritorneremo a casuccia, preparo le cose, ovvero prendo semplicemente il telo e si va. Volevo comunque precisare una cosa, che Kevin è stato molto molto carino, perché sa il mio problema con le lenzuola bianche, aveva portato le lenzuola colorate, però fortunatamente non sono bianche, sono tipo blu, quindi sì. Però almeno ce l'abbiamo di ricambio. Almeno quello. Tornati dalla spiaggia, io mi sono già fatta la doccia, infatti ho i capelli bagnati perché c'è un fan in dotazione. Devo dire che una cosa bella di questo appartamentino è che c'è veramente, 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 veramente tutto. Le cose per lavare, le stoviglie, c'era già l'acqua, il sale, l'olio, i bicchieri, piace, c'è veramente tutto. E tutto questo mi è scordata cosa devo dire. Ah sì, c'è anche il phon in dotazione, il problema è che è tipo uno di quei phon molto molto piccoli che asciugano alla velocità di un brady, poi io che ho tanti capelli, poi non sono nemmeno cortissimi, ci metto un sacco, quindi adesso vado su in terrazza che c'è un po' di aria e almeno me li asciugo lì, così faccio anche due chiacchiere con Kevin che è sopra, adesso la Sha sta facendo la doccia. Prepareremo da mangiare, mi sa che mangeremo i cordon bleu con un po' di insalata, un po' di nuggets tipo abbiamo preso prima. E poi non so se usciremo, perché stasera c'è la partita Svezia contro Ucraina che volevamo vedere, però non so se vederla al bar, comunque fare un giro, vederla a casa, sarà a casa, non lo so, dobbiamo un attimino capire che cosa fare. Però iniziamo con asciugarmi o cercare di asciugare i capelli. Ragazzi, lasciate stare i miei capelli, ma volevo fare un appunto sul cibo. Io non so come siamo abituati in Spagna, ma abbiamo preso delle cose classiche che si trovano tranquillamente anche in Italia, tipo cordon bleu, crocchette di pollo. Cioè, ragazzi, immangiabili. Io non ho avuto il coraggio di assaggiare le crocchette di pollo. La Sha lo sta facendo adesso, come sono? Buonissimi. Buonissima a quanto pare, quindi diciamo che il cibo, vabbè. Alla bellezza delle 11, tipo precisamente 22:58, ci siamo preparati per uscire. Io mi sono vestita stra semplice, ovvero toppino nero e poi questi pantaloni di Bershka. Andremo a fare un giretto così, vediamo che cosa fare. Noi siamo arrivati a casa, sto prendendo tutte le mie cosine così mi metto a letto perché sono stanchissima. Purtroppo abbiamo preso una casa che pensavamo fosse più, tra virgolette, centrale. In realtà sono 20-25 minuti dal centro, quindi sì, diciamo che oggi l'abbiamo già fatta non so quante volte. Adesso noi ci mettiamo a letto, anche perché ormai tipo, è 1:30. Domani non so quale sarà bene il programma della giornata. Andremo sicuramente in spiaggia, io editerò questo video e basta. Spero come sempre questo vlog vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo prossimamente con un